cambio, come se avessimo il sedere gigantesco. Uno degli obiettivi principali di un laboratorio di teatro dedicato ai bambini e ai ragazzi è proprio quello di prendere consapevolezza del proprio corpo, di tutte le possibilità che esso ci offre. E il tutto in una chiave giocosa e divertente, perché ricordiamoci, il gioco è sempre la chiave. E se ora vi dicessi la pancia gigantesca? Ognuno è libero di farlo con la propria modalità, nella misura in cui riesce. Non ci sono forzature, non ci sono confronti, non c'è un giusto, uno sbagliato e non ci sono dei tempi da rispettare. Sempre si parte dall'ascolto di sé, in questo caso dal corpo, mentre in altre attività dalle emozioni. Oh, come se aveste le mani gigantesche! Se hai trovato interessante questa attività, ricordati di seguirmi per scoprire sempre di più il mondo del teatro e delle arti terapie.